Mi spiego una cosa. Sorprendente, ragazzi, questa cosa qua non l'avete mai sentita. Mai, raga. Non l'avete mai sentita questa cosa. Questa è una cosa nuova, una novità impressionante, una novità impressionante. Questa è una cosa che voi non avete mai e poi mai sentito. Va bene? Una cosa top proprio, una cosa impressionante che vi cambierà il modo di essere, va bene? Quindi vi cambierà il modo di essere, quello che siete, va bene? Vi cambierà questa situazione. Vi spiego un po' la situazione. Incredibilmente, DAZN e le altre reti televisive stanno denunciando alla Lega Calcio un problema. E dice, mo che problema c'è? Che è successo? Un problema relativo agli ascolti televisivi. Perché pare che, ovviamente, io non so da quanto tempo la gente abbia abbandonato queste piattaforme, manco entro nel merito, però pare che ci siano molti, molti meno utenti che guardano le partite per quanto riguarda gli ascolti. Sono stati anche diffusi gli ascolti, adesso ne parliamo. Dobbiamo parlare di una cosa veramente molto importante, quindi vi spiego un po' la situazione qual è. Ovviamente, ragazzi, prima di iniziare, come al solito, ragazzi, iscrivetevi ovviamente sempre al canale, ovviamente mettete like al video e vi ricordo, ragazzi, attivate la campanellina. Che dovete fare nel concreto? Raga, basta andare qua sotto, vabbè, ascoltatemi due minuti, basta andare qua sotto. C'è il pulsante iscriviti, tu lo clicchi, dopo tappare una campanellina, ok? La clicchi, con due clic sei dentro, c'è un sacco di notifiche, le notifiche comunque ti servono per rimanere aggiornato, cioè si pubblica un video e ti arriva e dice guarda che è stato pubblicato un nuovo video, lo vuoi guardare? Eccetera eccetera. E poi ovviamente questa cosa è gratuita, non vi faccio pagare niente, ci mancherebbe pure che vi faccio pagare, quindi è gratuita e tranquillamente ragazzi se volete lo potete fare. Vi ricordo, questo è molto molto importante, che se volete vi potete anche, cioè, seguitemi sui social, nel senso se volete fare due chiacchiere, se mi volete chiedere qualcosa potete tranquillamente seguirmi sui social, quindi è veramente importante questa cosa qua. Io vi spiego sempre un po' tutto perché molta gente non è esperta di social, molta gente forse un pochino più grandicella non c'ha a che fare con queste cose, quindi ogni tanto io spiego eccetera eccetera. Allora vi faccio capire un po' di cose. DAZN denuncia alla Lega Calcio un calo molto grave degli utenti che guardano i contenuti, cioè le gare in generale relative alla Juve, in questo caso si sta parlando della Juve, sono calate a livello di ascolti. Rimangono le più viste, ma gli ascolti sono calati. DAZN in media faceva insomma parecchio, più di un milione, perché comunque più di un milione di telespettatori tra virgolette. Adesso fa a malapena un milione di telespettatori, quindi c'è stato un calo un po' importante all'interno di DAZN e di conseguenza questo calo si è esteso anche alle altre piattaforme. Ora, oggettivamente parlando, questa è una conseguenza di tutto quello che c'è stato per il caso Plusvalenze. Voi sapete bene che siamo stati penalizzati di 15 punti. Ci hanno tolto questi 15 punti in classifica perché essenzialmente è l'unico modo che avevano per poter insomma provare a danneggiarci. La cosa più grave, la cosa particolare è che ci hanno tolto 15 punti senza dare una spiegazione sulla norma plusvalenze e ci sono state una serie di polemiche che hanno portato a questa iniziativa di continua, di protesta da parte di molti tifosi che hanno detto allora a sto punto se trattate la Juve in questo modo sai che c'è, ti disdico gli abbonamenti. E c'è gente che continua a farlo. Ora, io non entro nel merito perché io credo che le proteste, se fatte pacificamente come questa, siano legittime, nel senso a me non piace la violenza, no, sono contro qualsiasi tipo di forma di violenza a prescindere, nel senso non giustifico mai comportamenti violenti, per nessun tipo nessuna ragione, neanche se te tolgono gli scudetti, in quel caso neanche lì puoi essere violento. Però le proteste pacifiche e farsi rispettare in maniera educata, secondo me, ha senso.
e in questo modo qui comunque è giusto farsi rispettare in questo modo. Tanta gente ha provato a sminuire questo movimento, gente che probabilmente ha problemi con la matematica, perché comunque conta le disdette in maniera sbagliata, ma evidentemente questa gente ha diffuso solo falsità. E infatti ecco la verità qual è: DAZN denuncia alla Serie A un calo esponenziale degli ascolti che deve essere risolto, perché tutto ciò si traduce ovviamente in un problema per il rinnovo, perché se DAZN deve presentare un'offerta per il rinnovo, giustamente non è più disposta a spendere tutti quei soldi per un campionato che non viene visto dal numero di spettatori alto, ragazzi, molto semplicemente. Io credo che questa sia la dimostrazione che la nostra Lega Calcio sia popolata da gente che non ha nessun tipo di interesse nei confronti del prodotto che offre. Cioè, quando io guardo una partita della Premier League, io non vedo solo squadre belle da vedere. Io vedo una Lega che ci tiene. Cioè, io vedo proprio No. Facciamo un discorso un po' più generale. Quando tu vedi un campionato diverso, se ci fai caso, i campionati migliori, giustamente, non è che te vado a prendere i campionati quelli slovacchi, che io non. Però voglio dire, i campionati quelli principali, tu vedi che c'è proprio una preparazione diversa. Cioè, c'è proprio una preparazione. Un tipo di preparazione totalmente diversa. Ma proprio no, proprio diversa. Il modo, una mentalità diversa, un modo di porsi diverso. Qui no, qui ci vedi i dinosauri in Lega Calcio, il cui più giovane c'ha 95 anni. Te guarda e te dice: la Superlega? No. I cambi del diritto televisivo? No. Il cambio di piattaforma? No. Praticamente ogni proposta che potrebbe migliorare il calcio o che potrebbe provare a rilanciarlo, loro dicono no. Loro hanno una risposta su tutto quello che gli dici: no. Vuoi che te do un bacio sulla fronte? No, loro ti dicono sempre no. E loro sono settati per dire no. Perché? Perché loro il loro stipendio lo guadagnano comunque. Cioè, loro i soldi, alla fine del discorso, se li prendono comunque. Loro sono dipendenti di un organismo statale, internazionale, so, adesso riconosciuto a livello statale. Quindi alla fine del discorso, la Serie A va bene, va male. Loro alla fine dice: ma a me che me frega sostanzialmente, tanto io guadagno uguale. Arrivederci. Il problema sta nei tifosi, che continuano a vedere non solo un prodotto mediocre, non solo un campionato ridotto allo scerno proprio, ma continuano a vedere anche delle disparità di trattamento. Allora, finché il campionato fa schifo, ma comunque siamo trattati tutti alla stessa maniera, uno pure fa finta di niente, dice: oh, vabbè, mi vedo la sera, però poi se il campionato fa schifo e in più mi devi trattare pure diversamente dagli altri, tesoro mio, io te prendo e voglio dire, è normale che abbia delle, insomma, che si faccia, è normale che si scleri, no, da questo punto di vista. Quindi tanta gente mi dice, mi scrive spesso, gente che ti fa Juve, mi scrive spesso: Matt, ma tu che ne pensi della situazione relativa a DAZN, a Sky, ma rinnoveranno, non rinnoveranno? Io non credo che la protesta dei tifosi sia diretta totalmente a DAZN. Io non credo che la gente abbia disdetto DAZN perché voleva colpire DAZN. C'è anche chi ce l'aveva con DAZN, perché diceva: a me non piace che ad esempio le partite vengano commentate da gente che odia la Juve, e lì non gli puoi dire niente, perché sostanzialmente io certe volte la telecronaca la devo mettere muta, perché non voglio manco sentire le stupidaggini che dicono. Però comunque, a prescindere da tutto, a noi piacerebbe avere all'interno dei salotti televisivi qualcuno di più imparziale, o comunque se c'è uno contro la Juve ci deve stare pure uno a favore della Juventus. Da sto punto di vista credo, insomma, di aver esplicato questo tipo di ragionamento in maniera abbastanza chiara. Ma a prescindere da tutto, e questa è una cosa veramente molto importante, io non credo che la disdetta sia relativa ad un colpire DAZN, quanto più ad un colpire la Lega. Cioè, i tifosi juventini non ce l'hanno con Sky. Sì, ce l'hanno, perché però il principale obiettivo non è colpi Sky e DAZN. Alla fine, quelli sono servizi che ti danno la possibilità di guardare le partite. Se uno viene trattato allo stesso modo, uno ci passa pure sopra sul fatto che a Sky, per dire, stanno 10 commentatori, 9 su anti-juventini. Faccio un esempio, non ce l'ho con Sky, ma potrei più pure DAZN. Per dire, uno ci passa pure sopra, perché dice: ma tanto capirai, falli parlare, sfogate, ok, alla fine metto muto e mi guardo la partita, ok. Il problema non è quello, il problema è che i soldi di DAZN vanno alla Lega, che i soldi delle persone che acquistano i diritti televisivi dove vanno? Vanno alla Lega. Quindi tu, guardando quello, stai indirettamente supportando la Lega. Quindi da sto punto di vista io sono molto molto molto
molto molto, diciamo, imparziale su questa cosa, perché mi rendo conto che io sono juventino e quindi di conseguenza la mia parola potrebbe valere in questo momento come diversa, no? Perché dice, ma tanto tu sei juventino, tu per forza sei d'accordo con le disdette. Non si tratta di essere d'accordo o no, perché qui non stiamo a fare un conflitto internazionale, qui stiamo a parlare di cose oggettive. Se tu mi tratti male e continui a farmi a darmi punizioni sulla base di niente, è normale che io, l'unico strumento, non io ma lo spettatore, l'unico strumento che ha tra le mani è la capacità di scegliere cosa fare, cioè la capacità di avere la scelta, no? Dice, io posso scegliere di investirmi i soldi e di pagare un abbonamento di 40 euro al mese. A proposito, raga, con tutto il rispetto, credo che sia, voglio dire, abbastanza, credo che ci stiamo a perdere un po' la mano con DAZN, perché DAZN è tutto quello che te pare, ma 40 euro al mese, tesoro mio, mi devi dare un servizio che è triplo, almeno a livello di qualità. Vabbè, comunque, per prescindere da tutto, noi, ci sono persone che dicono, no, io pago 40 euro al mese per DAZN, per dire, oppure pago, non lo so quanto si paga Sky, 100 euro, quello che si paga Sky, ma almeno guardo la Serie A, che è un campionato in cui ho tutte le possibilità. Ma se tu dai una penalizzazione al campionato in corso senza dar motivazioni e mi vai a viziare il campionato, cioè il discorso sai qual è? E poi non te devi stupire che la gente salsa e se ne va, capito? Io questo dico. Poi la gente dice, ma perché ve ne andate? Perché i tifosi stanno dicendo, ma tesoro, basterebbe ragionare un pochino. Cioè, tutta la gente, ma perché? Ma perché? 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 Perché te stanno a trattare come uno scemo. Certo, a un certo punto, cioè, certo a un certo punto te ne vai. Cioè, raga, è semplice sta cosa. Cioè, ma è una cosa impressionante. Ma è una cosa impressionante. Fatemi sapere con me. Cioè, datemi un parere su questa cosa, perché poi è normale che poi uno disdice e se ne vada da Sony e da Sky. Cioè, datemi un parere.